Anche quest'anno il volontariato è sceso in piazza a Teramo per la 11ª edizione con un ricco programma e con un sapore molto particolare, perché quest'anno si celebra infatti l'anno europeo del volontariato, volutamente dedicato ai giovani e al rapporto che hanno con la solidarietà. Numerose le iniziative che hanno animato la tradizionale manifestazione organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato insieme a Comune e Provincia. Gioventù bruciata o speranza per il futuro? Un tema, quello del premio di quest'anno, che ha evidenziato due aspetti: quello che scaturisce dal clima di sfiducia e rassegnazione che i giovani vivono nella società odierna e quello che indica invece una reazione positiva orientata al cambiamento, una riflessione che, partendo dalla dimensione educativa del volontariato, coinvolge direttamente le associazioni e il loro ruolo. Già, proprio loro, sì, le associazioni, numerose, presenti anche quest'anno con i propri stand alla manifestazione, per farsi conoscere sempre di più, ma soprattutto dimostrare come loro, chi in un modo e chi nell'altro, lavorano in questo settore a 360 gradi. Ne abbiamo conosciute alcune, partiamo allora dal WWF di Teramo, da sempre impegnato con i loro uomini nelle loro battaglie a difendere l'ambiente, dai cosiddetti scempi. Anche il WWF di Teramo quindi sta partecipando alla 11ª edizione del premio del volontariato? Sì, come ogni anno siamo presenti anche noi, è una festa insomma apprezzata da molti, abbiamo visto molto afflusso sia questa mattina sia nel pomeriggio, noi rimaniamo fino a tutta la serata e abbiamo visto, c'è stato un riscontro abbastanza positivo su tutto. Avete messo a disposizione tanto materiale, brochure, proprio per far conoscere più da vicino la vostra associazione? Sì, l'informazione per noi è basilare, quindi noi lavoriamo molto sulla comunicazione e questo portiamo spesso molto materiale, non solo naturalmente per quanto riguarda quello locale, ma ci allarghiamo anche a temi che riguardano l'aspetto regionale e anche nazionale. Molti ci chiedono per esempio adesso non so, la battaglia sul petrolio che si sta portando avanti in Abruzzo, o anche a livello nazionale altre problematiche che sono interessati insomma anche i locali. Beh, anche perché l'ambiente è un altro settore che fa parte del volontariato. Sì, questo è... E forse la falla maggiore per alcuni versi e quindi c'è molto interesse attorno a questo. C'è poi la FAND, la Federazione Associazione Nazionale Disabili, l'unica a far costruire a Giulianova uno stabilimento balneare con strutture e norme per i diversamente abili, ma anche tanto sport con la squadra della Micacci di basket in carrozzina, campioni d'Europa. Sentiamo al microfono Luigi Dostiglio. Quali attività si svolgono all'interno della vostra associazione? All'interno delle associazioni si svolgono attività sportive, attività ludiche, ma anche di supporto alla disabilità per alleviare le loro, insomma, le loro problematiche. Abbiamo creato per loro strutture, quale ad esempio lo stabilimento balneare a Giulianova, che è il primo in Italia in cui il disabile si sente pienamente riconosciuto nell'articolo 3 della Costituzione, allorquando dice che tutti sono uguali e devono avere le stesse opportunità. Siamo qui come tutti gli anni ospiti di questo premio importantissimo, non tanto per l'aspetto materiale quanto per l'aspetto morale, perché è giusto che moralmente i disabili vengano sostenuti. Abbiamo l'associazione Micacci che si sono laureati campioni d'Europa nel basket in carrozzina. Un sogno che continua, definiamolo così. Sì, un sogno che continua e sperando che dopo aver trovato un posto al sole i disabili non tornino all'ombra. Vogliamo farvi conoscere poi un altro centro aggregativo, si chiama Madre Teresa Onlus di Giulianova. Rossana Di Pietro è una volontaria del centro aggregativo, ecco, di cosa si occupa l'associazione? Allora, il centro aggregativo, che è un progetto dell'associazione Madre Teresa Onlus, il cui presidente è il nostro parroco Don Nenio di Bonaventura, parroco della Santissima Annunziata di Giulianova, si occupa dell'aiuto allo studio dei ragazzi e anche dei laboratori. Ecco, la nostra parrocchia è una parrocchia un po' difficile. Il nostro parroco appena è venuto ha cominciato con raccogliere i ragazzi dalla strada, ragazzi che non sapevano giocare. Ora, dopo 10 anni di volontariato, di sforzi da tutti i parti noi, è cresciuto, il centro è cresciuto. I ragazzi si chiedono perdono quando sbagliano, quando...
da noi vengono a prestare volontariato le ragazze delle superiori. Molto spesso all'inizio l'impatto è un po' difficile, però poi queste ragazze vedono che questi ragazzi a quale insegnano a studiare gli danno delle vere soddisfazioni. Così come quest'anno due ragazze che hanno partecipato al progetto liberare la mente, sprigionare la felicità, hanno vinto per questo progetto per essersi occupati appunto di questi ragazzi. Loro sono soddisfatissimi, hanno provato molta gioia, hanno provato più gioia nel ricevere che nel dare. C'è poi una mostra frutto del progetto denominato Educazione, parliamone insieme, i cui protagonisti sono stati proprio ragazzi, genitori ed insegnanti. Quando si parla di volontariato non bisogna tralasciare l'ottimo impegno e lavoro che ogni giorno svolge il Centro Servizi del Volontariato di Teramo. Al microfono il presidente Massimo Pichini. Sono 50 associazioni stasera presenti, più le associazioni che verranno premiate, per un totale di oltre 60 associazioni presenti alla manifestazione. Le associazioni rappresentano una ricchezza per la nostra società, in particolare il nostro territorio, perché rappresentano una partecipazione attiva a tutte le attività della città e in particolare vanno a coprire tutte quelle aree di difficoltà e di disagio che non sempre le istituzioni sono in grado di coprire. Per cui questa manifestazione è un momento che consente a noi di metterle al centro della città e dirgli semplicemente un grazie per il loro operato che ormai dura da tanti anni. Il volontariato può però anche essere considerato uno strumento principale per educare i giovani. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Sì, io direi che l'argomento, innanzitutto una bella iniziativa che da 11 anni insomma, parla di tematiche importanti. Quest'anno la politica ai giovani, un tema molto importante, molto sentito, in un momento difficile della politica, in un momento in cui i giovani si allontanano dalla politica per colpa anche della politica. Quindi credo che questa è l'occasione anche per discutere, dibattere su questi temi. La politica si deve interrogare come mai questo accade e i giovani devono cercare anche di comprendere un po' alcune situazioni, perché non è mai tutto nero, non è mai tutto bianco, esiste il grigio. Quindi c'è il mezzo bicchiere pieno e il bicchiere mezzo vuoto, perché non è che si parla sempre della classe politica con un particolare accento negativo, ma non è tutta così la classe politica. C'è anche chi si impegna davvero nel solo interesse pubblico, però comunque è un momento particolare, difficile, e quindi queste giornate servono anche a mettere un po' l'accento, a accendere i riflettori su queste problematiche e magari a provare a dare qualche soluzione. La cosa più importante è anche che questo premio cresce sempre di più ogni anno. Ma loro, il CSV, loro sono bravissimi, quindi ogni anno si impegnano davvero tanto e quindi non può che crescere. Si entra nel vivo della manifestazione alle 20.45 con il talk show moderato dal collega della RAI Umberto Braccili, che ha affrontato il tema scelto per il premio non solo a livello teorico ma anche con testimonianze dirette delle attività di volontariato svolte da giovani, sportivi, studenti e associazioni. Diversi gli interventi, quelli di Rossella Sobrero, consigliere della Fondazione Pubblicità Progresso, di Andrea Riscassi, giornalista della sede RAI di Milano, Giovanni Ventrelli, ricercatore qualitativo. Il dibattito inoltre è stato arricchito da testimonianze di associazioni impegnate nel campo giovanile e dei giovani che si sono impegnati in attività di volontariato. Si è parlato anche dell'approccio con i nuovi strumenti di comunicazione tipo Facebook o Twitter. Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. È importante non tanto l'11ª edizione, che è il fatto che ogni anno si riconosce quella che è l'importanza della nostra società dell'attività di volontariato. Lo si fa per questo, gli organizzatori si dedicano e affrontano un'organizzazione complessa proprio per questo. E noi siamo fieri di avere una provincia e una regione con un numero molto alto, molto elevato di associazioni di volontariato.
che sopperiscono a tante diciamo così, esigenze che magari le istituzioni non sono in grado di affrontare. Quest'anno soprattutto i giovani, il tema principale, giovani e volontariato. È il tema principale da sempre e per sempre lo sarà. Politiche scellerate nel passato che hanno fatto un debito pubblico spaventoso non hanno fatto altro che sottrarre quote di risorse, quote di futuro e di speranza per i giovani. Il consumo hanno consumato le generazioni passate molto più di quello che potevano permettersi firmando delle cambiali. Queste cambiali sono adesso tutte sulle spalle dei giovani e io credo che questo ci vuole un patto generazionale. Non si può stare bene e danneggiare quelli che sono le persone a cui vogliamo più bene, cioè i nostri figli. Quindi la politica deve cambiare completamente sotto questo punto di vista. Non si può fare il debito. E così, dopo il riconoscimento andato a diverse associazioni che nel corso dell'ultimo anno sono state impegnate nella realizzazione di progetti per giovani insieme al Centro Servizi del Volontariato, si chiude in musica, prima con l'esibizione del coro dei ragazzi dell'Istituto Savini San Giuseppe e poi con l'esibizione più importante della serata, quella di Filippo Graziani, il quale ha riproposto i più grandi successi del compianto padre Ivan Graziani. E tu? E tu aggiungi un'altra angoscia in più. Si chiude per tutti una bella giornata di festa che ha visto tornare in primo piano proprio il tema del volontariato, quest'anno dedicato ai giovani. Un tema scelto per sensibilizzare i ragazzi e il loro entusiasmo, liberarli dall'associazionismo e dalle energie positive. Ma adesso spetta agli adulti il compito più importante affinché siano credibili le proposte e le sfide della crescita. Dall'esperienza quindi ricavare un'ulteriore certezza, ovvero l'azione volontaria, anche se questa talvolta sembra sfuggire all'attenzione del mondo politico, è preziosa e custodisce una risposta per la nostra vita, perché tutti sanno che non può esserci futuro senza solidarietà.